Ben trovate telespettatori del circuito televisivo Giulio Italia, nuovo appuntamento con Piazza Municipio, come sempre in nostra compagnia il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sindaco, ben trovato. Buonasera, salve, grazie. Sindaco, all'indomani di un risultato schiacciante per il no. Beh, sì, un grandissimo risultato nazionale inequivocabile, il 60% ha votato no. Noi poi siamo particolarmente contenti perché nella nostra Napoli e nella nostra regione siamo arrivati al 70%, quindi nonostante una propaganda mediatico, politico, istituzionale che questo Paese dalla Repubblica non aveva mai conosciuto, gli italiani una grande pagina di democrazia, il popolo sovrano ha dato una risposta inequivocabile respingendo un disegno autoritario che voleva concentrare nelle mani del solo Premier tutto il potere. Insomma, una percentuale bulgara. Beh, è andata molto bene, Noi siamo molto soddisfatti perché anche se pensiamo come Renzi ancora una volta ha cercato di vincere a Napoli e in Campania, ha chiuso la campagna elettorale a Napoli, come il Presidente De Luca ha cercato di condizionare e influenzare il voto verso il sì, insomma è un grande successo del Sud. Un altro dato che emerge è questo, soprattutto il Sud ha votato no con punte del 70%. Quindi un mezzogiorno protagonista del cambiamento, un mezzogiorno che crede nei valori costituzionali, un mezzogiorno che chiede, crede nei valori di giustizia ed uguaglianza. Ecco, questa è una bella novità con Napoli, capitale, che ormai insomma, sta facendo parlare di sé, quindi una grande vittoria della città sicuramente. Ecco, le dimissioni del Premier Matteo Renzi, ma secondo lei quali scenari vanno delineandosi? Ma anche qui Renzi per costruirsi un giocattolo a sua misura ha forzato talmente tanto che ha messo in gioco le sorti del governo, legando la riforma costituzionale alla vita del governo. Un'altra cosa grave: una sconfitta così tosta, così pesante, non ha potuto che indurlo alle dimissioni. Adesso sta al Presidente della Repubblica, con la sua saggezza e il suo equilibrio, di trovare una strada. Insomma, le strade sono. Probabilmente tre o si va a votare si va a votare subito ritenendo che eh, ci debba essere una legittimazione popolare per un governo, o si va in un governo più o meno di continuità col governo Renzi, ma non ovviamente guidato da Renzi, quindi pescando anche all'interno delle forze di governo, oppure un, un governo chiamiamolo così istituzionale di profilo alto con l'obiettivo di fare una legge elettorale, provare ad abbassare un po' la tensione sociale nel Paese che è molto forte e poi andare a votare nel 2018 a scadenza naturale. Ecco, ma secondo lei adesso i milioni che erano stati promessi da Renzi soprattutto per Napoli per il patto per il Sud arriveranno? Ma sono due cose diverse, ci sono i milioni della propaganda elettorale e quella è propaganda elettorale. Poi sono i patti firmati: non è perché vada via il Presidente del Consiglio, i patti non camminano, quella è materia ordinaria che vive anche in caso di crisi di governo. Quindi per noi non cambia nulla, anzi, che facciano presto e bene, perché quei soldi servono alla città, sono dovuti alla città e c'è una firma di un Presidente del Consiglio. Quindi si andrà avanti. Le promesse non sono servite. Beh, evidentemente no, la gente poi ha anche un'alta considerazione delle fritture di pesce che venivano promesse e queste cose qua, sono cose serie, una cosa è il voto di scambio e la clientela, altre cose è la frittura di pesce, quindi evidentemente eh, le persone hanno riflettuto che non si può comprare un voto di opinione, la risposta è stata forte, pensate eh, la chiamata alle armi col sindaco di Agropoli mi pare che non ha funzionato, mi sembra che Agropoli il 70% abbia votato no. Come Salerno, che è considerata la Roccaforte di De Luca. De Luca ha avuto una sconfitta politica, personale, evidentemente molto forte, perché il 60% ha votato no. De Luca dice che adesso ci vuole umiltà. Beh sono d'accordo. Umiltà va per loro soprattutto. Noi l'abbiamo sempre avuta. Io in campagna elettorale mai che abbia demonizzato i sostenitori del sì, anzi, ho sempre ritenuto che questa lacerazione non fa bene, non faceva bene al Paese perché si divideva l'Italia tra buoni e cattivi secondo qualcuno invece noi non siamo caduti in questa squallida considerazione dall'altra parte invece c'è stata protervia, arroganza basta vedere il Presidente del Consiglio che considerava a cozzaia chi votava no o anche la violenza, il metodo, i contenuti, e le forme della campagna elettorale di De Luca quindi se De Luca oggi dice che vuol farsi un bagno di umiltà, sono d'accordo perché credo che questo è quello che serve. Cooperazione istituzionale, poi ognuno politicamente ci avrà le sue idee e io non vedo l'ora di cooperare ad alti livelli col Presidente della Regione, che è Vincenzo De Luca. Poi politicamente siamo molto distanti, quindi se c'è un approccio più umile, più rispettoso nei confronti degli altri, farà bene anche a loro, devono capire che insomma, non esistono solo loro. Nella battaglia per il no lei comunque ha avuto un ruolo di primo piano, adesso che cosa continuerà a fare oltre al sindaco di Napoli? Continuerà a ritagliarsi un ruolo da leader, tra virgolette, nazionale? Ma io continuo a fare il sindaco di Napoli, anche in questo momento durante la campagna referendaria ho fatto il sindaco di Napoli a tempo pieno e le due cose non erano separate perché difendere la Costituzione significa difendere la sovranità popolare, difendere la democrazia, difendere le autonomie difendere il sud e Napoli che ormai ha acquisito un ruolo da capitale che va anche oltre i confini della nazione italiana. Quindi Napoli è diventato un soggetto politico forte, ci considerano eh, con un ruolo importante, un ruolo anche di leadership in modo completamente diverso rispetto alla politica tradizionale. Non siamo un partito non siamo in un recinto tradizionale, siamo un progetto forte, basta vedere Napoli in questi giorni, come vive, come pulsa, come c'è gente, come c'è voglia di stare insieme, quanti progetti, quante iniziative, quanta cultura, quanti turisti per capire che a Napoli sta, a Napoli sta accadendo qualcosa di veramente importante. Uh, sindaco, uh, in queste settimane, soprattutto in questi ultimi mesi, la Giulia Italia e l'avvocato Varriale con la rubrica Vostro Onore si sono esposti particolarmente nella campagna per il no subendo tutta una serie di ritorsioni, ritorsioni anche da, soprattutto dai cosiddetti uh, poteri deviati. Naturalmente l'informazione uh, libera e trasparente subisce sempre mazzate, come si suol dire. Uh, tra l'altro l'avvocato Varriale nella sua rubrica Vostro Onore l'ha citata, l'ha citata come persona per bene, come magistrato serio e coraggioso e come come politico, ancora con qualche limite, tra virgolette, insomma, dei livelli eh, di perfezionamento insomma, di miglioramento, ci mancherebbe altro. Non, non ritengo di essere una persona assolutamente perfetta, anzi, soprattutto in politica ho l'anelito al miglioramento. Però mi fa molto piacere che si sottolinea che la mia onestà. Perché io ho sempre vissuto in modo onesto per gli altri e per il bene comune. Così l'ho fatto da magistrato e oggi lo faccio da sindaco. Poi ci mettiamo in discussione sulle cose che facciamo, cerchiamo di commettere il minor numero di errori possibili. Ecco, e poi è importante la critica, è importante la stampa libera, è importante l'informazione critica, corretta, costruttiva, che poi sappiamo anche riconoscere le cose buone che si fanno. Questo ha bisogno la nostra città e il nostro Paese. Ecco, sindaco, veniamo un po' al periodo, ci avviciniamo verso il Natale, si lavora per Nalbero, si lavora naturalmente anche per l'ultimo dell'anno, insomma un Capodanno da non dimenticare qui a Napoli. Sì, penso che andrà tutto bene, da un punto di vista turistico stiamo al tutto esaurito, al pienone. Nalbero si inaugurerà il 7, eh, da domani inaugurazione di un altro pezzo importante di luminaria in città. Stiamo definendo il programma del Capodanno, ricchissimo il programma natalizio da un punto di vista culturale, con musica, teatro, iniziative veramente ovunque, chiaramente in particolare nelle zone turistiche, ma anche in tutti i quartieri di Napoli, belle iniziative a Ponticelli, belle iniziative a Scampia, belle iniziative a San Giovanni, nell'area occidentale. Insomma, un Natale ricco per i napoletani innanzitutto perché noi pensiamo in primo luogo ai napoletani, a chi vive nella nostra città, ma anche per le centinaia e centinaia di migliaia di turisti che arrivano nella nostra città e nel 2017 arriveranno ancora di più dopo anche l'accordo che abbiamo fatto con Ryanair. È Natale per tutte? Natale soprattutto di solidarietà, tanto è vero che ci saranno tantissime iniziative in favore dei più bisognosi, dei poveri, questa è una città che è caratterizzata da un forte profilo umano di solidarietà e di vicinanza ai poveri e ai più deboli. Sindaco, diciamo del Natale, il Natale che è un Natale di solidarietà, Natale per tutti e ci sarà anche l'allargamento nella zona del centro storico dell'isola pedonale. Sì, è già partito il primo dicembre, pedonalizzazione di via tribunale e delle vie laterali di accesso, manterremo anche dopo questo dispositivo, poi sono alcuni correttivi sul senso unico pedonale a San Gregorio Armeno, poi con l'anno nuovo interventi importanti anche nel quartiere sanità di pedonalizzazione, ma anche in questo Natale si avvia Duomo, la stessa sanità, Vomero, ci sono ulteriori pedonalizzazioni, ma ce lo chiedono in tutti, residenti, commercianti, è una città sempre di più a dimensione Duomo e quindi camminare a piedi lo vogliono tutti ed è più bello perché si, si compra di più, si consuma di più, si sta insieme, è molto più bello. Infine alla domanda al tifoso dei Magistis ci cioè attendono delle sfide importanti. Beh, grandissima vittoria del Napoli con l'Inter, convincente, importante, una prova di forza. Adesso siamo tutti concentrati domani per questa partita di Champions decisiva, però se insomma, si va in Portogallo con questa concentrazione, con questa forza e questa brillantezza, penso che il Napoli farà una grande partita. Sindaco, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, buona serata a tutti.